La vita del pescatore e dell'armatore è dura, perché Dura quando la barca è perché fuori, lei è l'armatore che penseria. l'armatore che c'è la barca pensa solo che ci sia una buona bordata, ma non sempre è così, perché purtroppo noi abbiamo costi certi e ricavi incerti, perché tu sai i costi quelli che sono, perché il motore per esempio consuma quel gasolio, quello è. Quando hai ricavi non lo sai perché non sai la battuta di pesca come va, potrebbe andare bene, potrebbe andare meno bene. Allora la speranza è che le cose vanno per il verso giusto. Questo, diciamoci, dai nostri padri abbiamo fondato un'economia fondata sulla pesca e spero che anche i nostri figli avranno ancora la forza e l'orgoglio di portare avanti, perché non è facile perché è un mestiere comunque duro. Lei è a capo tutta dell'organizzazione degli armatori di Mazara. Quanti sono gli armatori a Mazara? E gli armatori pescherini sono circa 130, gli armatori saranno una trentina, ma perché ci sono armatori che hanno più di una barca. Lei quante barche? Io ce n'ho una nuova, diciamo. Quanti operai, quante persone E lavorano in la questa media è barca? di 7-8 persone a bordo. E mediamente una battuta che va bene, quanto gambero porta a casa? Dovrebbe portare, diciamoci, la media di 3-4 mila euro al giorno. Per avere una battuta di pesca che comunque possa soddisfare l'equipaggio, i costi e l'armatore. Ma è un po' difficile, tranne i mesi, quelli proprio periodi giusti, perché lei sa che anche la pesca va a periodi, c'è il Certo. periodo del gambero rosso, il periodo del gambero rosa, il periodo del merluzzo o della triglia. Il suo peschereccio va solo a gambero rosso o fa anche No, altro? fa anche altro. Però diciamoci l'economia migliore è il gambero di Eccellenza, il gambero rosso. E in quale area? In quale area voi? Vicino a Tunisia mi pare, mi dice. Noi peschiamo appunto dalla Tunisia, nei confini dell'Algeria, fino alla Grecia. Lei è stato anche a bordo Se io qualche volta? andavo prima a bordo, ora no, gestisco la barca a terra. E quando lei andava a bordo andava anche a gambero? Andavo a gambero, ma soprattutto nei miei tempi andavo a triglie. Che è il famoso Mambellone, il lavoro del famoso Mambellone quando c'era quella diatriba con la Tunisia.